Ciao a tutti e a tutti! Allora, tralasciando lo stato dei miei capelli, che è veramente imbarazzante perché tipo me li sono appena lavati e non hanno veramente un verso, quindi facciamo che va bene anche così. Oggi volevo fare un video un po' diverso dal solito, che potrebbe sembrare anche una specie di recensione, però in realtà è molto di più perché vi parlo di una cosa che personalmente a me piace tantissimo. Come sapete, a me piacciono tantissimo le foto Polaroid. Anche su Instagram, se vi ricordate, mettevo sempre le cornici alle foto come quelle delle Polaroid, oppure anche dalla mia grafica YouTube, cioè, insomma, mi piacciono veramente tantissimo perché proprio questo stile invecchiato alle foto credo sia bellissimo. Infatti oggi volevo assolutamente farvi vedere una cosa. Sto parlando di questa, che vabbè è troppo bella, sicuramente saprete tutti che cos'è perché veramente stanno spopolando, però io l'adoro. E vabbè, appunto, questa macchina fotografica qui è una Instax Mini 8 della Fujifilm e appunto ricorda tantissimo le Polaroid di una volta, o perlomeno le Polaroid erano sicuramente più grandi, però la funzionalità è la stessa. Il corpo macchina è composto da davvero pochissimi elementi. Qui abbiamo il laccetto che se uno vuole tenerla legata al polso può farlo. E vabbè, si accende attraverso questo tastino ed esce l'obiettivo che è bloccato, quindi non si può fare zoom. E qui sopra abbiamo questi pulsantini che servono per regolare la luminosità in base a dove ci troviamo. Questo è il tastino dello scatto, poi abbiamo il flash e per spegnerla non dobbiamo fare altro che chiudere l'obiettivo, così. Poi sul retro abbiamo questo pallino che ci indica quanti scatti abbiamo ancora a disposizione. Poi c'è lo sportelletto per inserire la cartuccia, che una volta fatto si chiude così. E poi in alto a destra abbiamo il nostro mirino. Infine, come ultima cosa ma non meno importante, qui abbiamo l'uscita per la stampa delle foto. Come vedete è veramente molto semplice e si impara ad usare in pochissimo tempo. Io l'ho voluta prendere bianca perché secondo me era il colore più bello, però c'è in tantissimi colori e sono veramente un sacco belli perché sono tipo colori pastello. Vabbè, a parte bianca e nera c'è anche rosa, c'è azzurra, c'è gialla, c'è viola, c'è rossa, c'è color Tiffany, tipo, c'è veramente un sacco di colori e non lo so, così quadrata ricorda tipo il logo di Instagram, cioè secondo me è un sacco bella. Volevo farvi vedere anche la sua scatolina, che è molto piccola perché vabbè sostanzialmente la macchina fotografica è piccola, e vabbè io l'ho presa su Amazon e l'ho pagata in tutto un centinaio di euro fra macchina e cartucce, che dopo vi farò vedere anche quelle. E vabbè, io vi consiglio assolutamente di prenderla lì perché comunque si mette pochissimo, cioè 3-4 giorni, se avete Amazon Prime anche di meno. E quindi vi lascio qua giù nell'info box il link appunto per vedere il venditore da cui l'ho presa io. Volevo farvi vedere anche le foto, che come vedete sono molto piccole perché appunto la macchina fotografica è piccola, e fosse per me io veramente comprerei anche tutte le altre perché mi piacerebbe troppo di averle di tutte le dimensioni, però appunto queste non so esattamente quanti centimetri siano, però è piccola, vedete, cioè sta in un palmo di una mano. E questa qui appunto è una delle prime foto che ho fatto, mi piace un sacco, è la foto di un tramonto e boh, è un sacco carina. E appunto, per fare queste foto dovete comprare queste pellicole, che sono sempre della Instax, e niente, questo pacchettino appunto io l'ho ordinato insieme alla macchina, così mi è arrivato tutto un pacco unico, e questo sono, cioè è da 20, è doppio, perché una cartuccia ha 10 foto dentro, e qui ti danno due pacchettini. Adesso è vuoto perché io nella macchina ho già il secondo pacchetto, e niente, appunto sono questi qui. Quindi cosa dire, io ve la consiglio tutta in pieno perché veramente a me fa impazzire. Io ce l'ho da circa 2 mesetti perché me la sono regalata per il mio compleanno, quindi sarà da metà aprile che ce l'ho più o meno. E veramente è bellissima secondo me. Le uniche due pecche che io vedo sinceramente sono: uno, le cartucce costano veramente un sacco perché non è possibile pagare 20 foto 20 euro, e questo su Amazon. Su eBay potete anche trovare delle offerte tipo
30 cartucce, cioè 30 foto, 20 euro, anche 40, che già è buono, però è comunque tanto, quindi veramente dovete stare attenti a non sprecarle perché costicchiano. La seconda cosa è che, vabbè, essendo un'istantanea è ovvio che la foto vi esce subito appena la scattate, però con questa in particolare dovete stare attenti perché il mirino della macchina fotografica non è in corrispondenza dell'obiettivo e quindi quando fate la foto dovete stare attenti perché dovete considerare che vi verrà un po' spostata perché appunto l'obiettivo è leggermente spostato dal mirino, però insomma basta fare un po' di pratica e si riesce tranquillamente. E quindi niente, io spero tantissimo che questo video un po' diverso dal solito comunque vi sia piaciuto, mi sentivo di farlo perché a parte che io ve la consiglio in pieno, ve l'ho già detto, e quindi il link se la volete comprare ve lo lascio qua sotto, però comunque video di questo tipo in italiano non se ne trovano molti, quindi magari qualcuno che la vuole prendere voleva un po' più di informazioni con il mio video, non lo so, così le ha trovate. Vi ricordo che qua giù nell'info box, oltre al sito di Amazon, vi metto anche tutti i link ai miei social, ma questo ormai lo sapete perché ve lo dico sempre, però non dimenticatevene. Mettete un pollicino in su a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi e niente, io vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo alla prossima. Ciao!